chiusa l'operazione Vesuvio, un arresto anche nel senese. Il capitano ultimo a Montepulciano per incontrare gli studenti del liceo. Il comune di Siena ha presentato WeChat, il nuovo spazio dedicato a Siena e rivolto ai turisti cinesi. Per lo sport Emma Villas si prepara verso il prossimo avversario, Bergamo. Tutto questo e molto altro ancora tra pochissimo all'interno del nostro TG. Buonasera ai nostri telespettatori, benvenuti all'appuntamento con le notizie di Siena TV. Apriamo con la cronaca: chiusa l'operazione Vesuvio, estorsioni, incendi e furti nelle case, un arresto anche nel senese. Sentiamo Simona Sassetti. Incendi, minacce e furti in abitazione. Chiusa l'operazione Vesuvio, scattano 7 arresti, uno anche nel senese. Si è conclusa nella serata di martedì l'indagine dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Albinga, che ha consentito di ricostruire una serie impressionante di reati, unendo tutti i pezzi di un complesso puzzle. 7 gli indagati, tutti di origine napoletana, ma residenti tra Borghetto Santo Spirito e Loano, arrestati tra Napoli, Loano e chiusi sotto il coordinamento del pubblico ministero Milocco della Procura di Savona. La vicenda inizia a metà novembre, quando la famiglia che gestisce la nota pizzeria ai figli del Vesuvio a Savona denuncia l'incendio del Deor. A quel giorno il locale è stato oggetto di un'escalation di atti intimidatori, terminati a metà dicembre con il tentativo di incendio della cucina. L'uso del fuoco ha più volte reso necessario l'intervento dei pompieri, anche per evitare il coinvolgimento delle abitazioni circostanti. Non sono mancate una serie di minacce telefoniche ed altri danneggiamenti. L'atteggiamento poco collaborativo inoltre degli esercenti ha reso necessaria un'attività di indagine articolata che ha visto gli investigatori impegnati per lungo tempo. Le investigazioni si sono concentrate su un gruppo di napoletani che abitano a Loano, nei confronti dei quali si è concentrata l'attenzione degli inquirenti, consentendo di raccogliere elementi certi di responsabilità. I 4 soggetti individuati infatti sono ritenuti gli esecutori materiali delle intimidazioni rivolte agli esercenti per un presunto credito di 6.000 euro. Raccolti tutti gli indizi da parte dei carabinieri, il GIP Giorgi ha firmato l'ordinanza di custodia cautelare in carcere per un intero nucleo familiare. Tutti sono stati arrestati sulle colline senesi e nel quartiere Forcella di Napoli, con il supporto dei colleghi della compagnia di Montepulciano e dell'arma della compagnia di Napoli Stella. L'indagine ha però riservato ulteriori sorprese. Il titolare e i 2 dipendenti della pizzeria, tenuti sotto controllo sia per acquisire elementi sull'estorsione che per proteggerli da ulteriori atti intimidatori, approfittando di un viaggio all'estero di un loro conoscente, il 12 dicembre scorso gli hanno svaligiato casa rubando monili in oro, apparecchiature elettroniche ed informatiche per un valore di 10.000 euro. Anche loro quindi sono stati denunciati all'autorità giudiziaria, che ha messo nei loro confronti un'ordinanza di carcerazione. I 3 adesso sono in carcere ad Imperia e dovranno rispondere di furto pluriaggravato in concorso. Il capitano Sergio De Caprio, ovvero Ultimo, ha incontrato una nutrita platea degli studenti delle scuole superiori di Montepulciano per testimoniare la sua storia e quella del suo gruppo operativo che nel 1993 arrestò il boss di Cosa Nostra, Totò Riina. Sentiamo Laura Olimpia Sani. Ci troviamo alla sala ex Macelli a Montepulciano in provincia di Siena, dove Sergio De Caprio, detto Capitano Ultimo, colui che ha arrestato Totò Riina, incontrerà gli studenti delle scuole superiori di Montepulciano. Il TAR ha confermato la revoca della sua scorta. Come si sente? Cosa comporterà questo per lei? Comporta altre battaglie, comporta la voglia di non arrendersi. Perché parlare di Cosa Nostra, parlare del pericolo di Cosa Nostra per tutti i cittadini è un dovere ed è un onore per me. Come si muoverà adesso? Come sempre, mi nascondo con le persone che mi vogliono bene, con i volontari che mi proteggono da sempre e basta. Sono sempre un privilegiato rispetto a chi non ha da lavorare, a chi non ha la casa. Ma continuerà a lottare per richiedere questa scorta, di avere ancora la scorta per lei e per la sua famiglia? Certo, l'avvocato Antonino Galletti sta presentando ricorso al Consiglio di Stato,
ma alla fine quello che conta è la coscienza della gente, quello che conta è non mollare mai la guardia, combattere Cosa Nostra, rimanere vigili. L'importanza della sua presenza qua oggi, cosa significa parlare a tutti questi giovani? Significa dire a questi ragazzi che il coraggio è il dono, donarsi per gli altri senza volere nulla in cambio è la ribellione, è la nostra Costituzione, è il nostro sogno e loro sono il nostro sogno più bello e lo faranno meglio di noi. La cronaca ancora, bimbi a prezzo stracciato online, ma si trattava di una truffa, così è stata raggirata una 54enne senese. Sentiamo Filippo Meiattini. Ormai fare acquisti attraverso internet è all'ordine del giorno, ma non sempre però le cose vanno a buon fine. Troppa gente, molte volte per via della troppa affidabilità data dai siti internet, rimane truffata. Questa volta a farne le spese è una signora di 54 anni residente a Siena. La donna, intenta a comprare il Bimby, famoso elettrodomestico molto costoso, ha dunque deciso di cercarlo attraverso il web. Durante le ricerche per trovare il prezzo più conveniente, la 54enne si è imbattuta in un sito web di un ragazzo, ritenuto inaffidabile dal motore di ricerca, il quale proponeva un Bimby appena usato a soli 300 euro. La signora, incurante dell'avvertimento, ha comunque deciso di acquistare l'apparecchio, pagandolo attraverso bonifica. Una volta inviato il denaro, per la donna non c'è stato nessun elettrodomestico in cambio. Il ragazzo incontrato sul web, infatti, una volta ricevuti i soldi, ha fatto perdere le sue tracce non facendosi più trovare. La donna non si è comunque arresa e si è affidata al comando provinciale dei carabinieri di Siena, i quali, attraverso alcune ricerche internet ed esaminando i movimenti bancari effettuati dalla signora, sono riusciti a rintracciare il malintenzionato, un ragazzo di 19 anni residente nella provincia di Pescara, già con delle denunce a carico per truffa aggravata. Dovrà giustificarsi ora con la Procura della Repubblica, dove è stata depositata una ben motivata informativa di reato. Mercato in fortezza, gli ambulanti tuonano, lo spostamento avrebbe in sé notevoli criticità. E questo è il grido di allarme di Assidea, l'associazione di tutela per gli operatori di mercato su area pubblica. Sentiamo Simona Sassetti. La decisione del Comune di Siena di spostare il mercato storico settimanale all'interno della fortezza ci lascia sconcertati. A dirlo Alessio Pestelli, il presidente Assidea dell'Associazione di Tutela per gli Operatori di Mercato su Area Pubblica. Si tratta di una decisione, si legge, presa senza alcuna concertazione con gli ambulanti e che non tiene assolutamente conto delle proposte e delle istanze della nostra categoria economica, che risulterebbe fortemente penalizzata da questa decisione. A prendere dalla stampa delle scelte di un'amministrazione comunale non solo rappresenta un modo di governare privo di condivisione, ma anche uno sgarbo istituzionale nei confronti di una categoria, quella degli ambulanti, che ha sempre dimostrato apertura e confronto costruttivo con l'amministrazione comunale, prosegue Pestelli. Lo spostamento del mercato storico settimanale presenta delle forti criticità. I circa 270 banchi non entrano all'interno del piazzale della fortezza e nel camminamento dei bastioni esiste un problema di sicurezza, c'è un unico accesso e l'esposizione meteorologica risulta fortemente penalizzante a causa della forte esposizione al sole e al vento, che potrebbe provocare addirittura incidenti rispetto agli ombreggianti. Lo spostamento del mercato nella fortezza, conclude Pestelli, rappresenterebbe la morte del mercato stesso, facendolo diventare meno appetibile. Piuttosto che fare un'operazione di questo genere, chiediamo che l'amministrazione comunale migliori il mercato attuale, anche prendendo in considerazione le proposte che nel tempo abbiamo sottoposto all'assessore competente. E a rispondere agli ambulanti è stato lo stesso assessore al turismo e commercio, Alberto Tirelli. Sentiamo. Associazione di ambulanti, mi sono sentito anche il giorno stesso di sabato scorso al termine del lavoro che avevamo svolto in fortezza. Premesso anche che le idee che sono nate in fortezza non sono legate soltanto al trasferimento del mercato in fortezza, ma anche a tante altre idee che sono venute fuori dai tavoli promossi da vari assessori e da vari gruppi consiliari. Uno dei temi che è uscito da uno di questi tavoli è relativo allo spostamento del mercato in fortezza. Ritengo che sia una scelta di fatto presa da questa amministrazione, che avrà i suoi tempi e che nel suo iter sarà condivisa con tutti gli operatori del mercato. Ritengo che sia un miglioramento sicuramente delle situazioni del mercato attuale, soprattutto perché è anche nell'ottica di favorire la liberazione di una bella area di parcheggio intorno alla fortezza stessa, che verrà sì a beneficio dei commercianti senesi ma anche degli ambulanti stessi. Sulla possibilità di spostare il mercato a Siena è intervenuto anche il consigliere regionale Stefano Scaramelli. Sentiamo le sue parole.
Sono favorevole perché ritengo che questa è una proposta che viene da lontana, più volte mi ero battuto anche all'interno delle visioni della città, perché il mercato libera dei posti, occupa uno spazio troppo importante, il mercoledì è impossibile parcheggiare a Siena e questo limita l'accesso alla città da chi viene da fuori, è un modo per unire la città con il suo territorio, è un modo per dare opportunità a coloro che hanno un negozio in sede fissa, perché possono avere più persone che arrivano in città e andare verso di loro, dai un'opportunità per coloro che vanno al mercato, perché possono parcheggiare e quindi fare la spesa al mercato e avere un posto, un'auto vicino dove poter appoggiare le loro borse, altrimenti si circoscrive le persone che possono fruire di quel mercato, quindi un'opportunità per gli ambulanti e allo stesso tempo un'opportunità importante per coloro che vogliono rivitalizzare la fortezza, un giorno a settimana si può fruire, se servono a fare degli investimenti si possono fare e se c'è da riqualificare, da superare dei limiti tecnici, quelli vengono fatti con degli investimenti, con dei progetti di riqualificazione. Prima servono le idee. Personalmente, sia come Stefano Scaramelli che come Italia Viva, per quanto riguarda Siena, sono favorevole a questa iniziativa e annuncio fin d'ora una raccolta di firme che faremo come Italia Viva per fare in modo e sostenere questa iniziativa. Non è un modo per dividere la politica, è un modo per unire. Non mi interessa se la proposta arriva da una parte o dall'altra, la politica discuta, noi siamo favorevoli e lanceremo questa iniziativa a partire dalle prossime settimane al mercato di Siena per raccogliere e sostenere con i cittadini di Siena un'iniziativa che è bene per i senesi, per i commercianti, per gli ambulanti e per la città. Servono soldi? Bene, la Regione li metta e vada a ristrutturare e favorire anche il miglioramento della fortezza di Siena. Cambiamo adesso argomento. Banca Monte dei Paschi colloca un'emissione obbligazionaria da 750 milioni di euro. Il servizio. Il Monte dei Paschi di Siena ha concluso ieri il collocamento di un'emissione obbligazionaria unsecured di tipo senior preferred a tasso fisso con scadenza 5 anni e 3 mesi per un ammontare pari a 750 milioni di euro. Il bond è destinato a investitori istituzionali. Il collocamento del bond Monte dei Paschi ha ottenuto ordini finali per circa 1,2 miliardi di euro da parte di oltre 115 investitori. Il bond ha avuto un riscontro positivo presso gli investitori con ordini finali per oltre 900 milioni di euro e ha permesso alla banca di completare il programma di emissioni su questa tipologia di strumenti, oggetto di specifico commitment con la Commissione europea. Intanto il 7 febbraio si riunirà il Consiglio di amministrazione della banca per approvare i conti del quarto trimestre 2019 che, come anticipato dall'Istituto, registreranno un impatto negativo di circa 1,2 miliardi di euro, una svalutazione che in ogni caso non comporterà impatti in termini patrimoniali. Questo pomeriggio è stato presentato il nuovo spazio WeChat dedicato a Siena e rivolto ai turisti cinesi. Uno spazio che grazie al portale nazionale Evento d'Italia sulla promozione delle informazioni e delle destinazioni italiane offre contenuti multimediali e testuali necessari a far conoscere e accogliere il turista del grande paese asiatico. Sentiamo Elisa Morsicani, AD di Italian Lifestyle, e l'assessore Alberto Tirè. Abbiamo voluto fare in modo che i turisti cinesi potessero sentirsi accolti, accolti in una città che dà la possibilità sia di ricercare informazioni quando si è in Cina, sia di sentirsi in una città a propria misura, disponendo in tutta la città di Siena dei codici QR che possono dare accesso alle informazioni direttamente nei pressi dei luoghi di interesse. Quindi è un momento importante che coinvolge gli operatori, che coinvolge tutto il tessuto produttivo e turistico della città e a breve inizieremo le formazioni ad hoc per migliorare l'accoglienza dei turisti cinesi, per fare in modo che i desideri e le aspettative dei visitatori cinesi a Siena possano venire rispettate nel modo migliore. Si tratta di un lavoro che è stato svolto insieme alla società Italian Lifestyle da diversi mesi a questa parte per promuovere la destinazione Siena nel mercato cinese. Si tratta di una piattaforma WeChat, che è il canale di comunicazione utilizzato dai cittadini cinesi, che promuove Siena, le sue bellezze, il suo territorio, offre ai cittadini cinesi che poi scelgono Siena come città che vogliono visitare di potersi orientare in città, individuare le cose, le bellezze artistiche da vedere e anche le eccellenze gastronomiche della nostra città e del nostro territorio.
Coronavirus in Cina, la Toscana pronta ad applicare le indicazioni del Ministero, ma l'assessore Tirelli afferma non allarmiamoci. Sentiamo. Ritengo che le autorità nazionali si stiano muovendo già in questo senso. Ho seguito una serie di trasmissioni nel corso anche della giornata di oggi che invitano la cittadinanza a non drammatizzare particolarmente queste problematiche, ritenendo che nelle sedi opportune, in particolare negli aeroporti internazionali e nazionali, siano prese dalle autorità sanitarie tutti gli accorgimenti necessari. Questa mattina, all'interno della nostra trasmissione, condotta da Giulia Maestrini, Buongiorno Siena, la capogruppo della Lega, Eleonora Raito, ha anticipato che a giorni verrà annunciata un'importante mostra che si terrà nel mese di marzo a Siena. Sentiamo. Abbiamo intavolato tante cose e presto ci sarà una sorpresa, vedrai. Ah sì? Un'anticipazione. Sarà una mostra importante. Una mostra importante per Siena? Beh, io spero tanto che sia quella di cui si è sentito un po' ventilare anche nell'accordo con gli Uffizi sul Sodoma, che si dice che gli Uffizi sono pronti a darci un pezzo sul Sodoma. A me piacerebbe molto, che trovo un artista sottovalutato negli anni e che invece a Siena ha lasciato tanto. Non mi dice niente. Resti ancora più sorpresa. Resterò ancora più sorpresa? Sì, secondo me sì. Vedrai. Quando sarà ufficializzato, più o meno di che tempi si parla? A giorni, perciò te lo dico. Ah, quindi. E però ovviamente poi ci sarà la fase organizzativa, quindi si parla dell'estate? Come... Si parla di marzo. Ci picchia, quindi siete proprio già pronti quasi a partire. Siamo quasi pronti a partire. Magari passa su questo argomento un anno in silenzio e uno pensa, ma questi lo stanno facendo un accidente. Niente. Invece è un anno che io lavoro molto duro per portare a Siena qualcosa di importante e Al Santa Maria della Scala? No. No? Non c'è solo il Santa Maria della Scala. Assolutamente. Noi ci spostiamo in Valdelsa, sicurezza potenziata a Poggibonsi con l'arrivo degli agenti di prossimità. Una misura per controllare maggiormente il centro città. Sentiamo. In arrivo gli agenti di prossimità in centro a Poggibonsi. Questo accadrà grazie al finanziamento ricevuto per il progetto Noi con Voi, che potrà beneficiare di un cofinanziamento della Regione Toscana di 50.000 euro sui bandi legati alla sicurezza urbana integrata. Grazie alla Regione Toscana per l'opportunità di sviluppare questa azione, che rientra in un programma complesso e integrato volto a migliorare la sicurezza urbana, dice il sindaco di Poggibonsi David Bussagli. Concetto complesso e trasversale a cui è direttamente e indirettamente rivolta a una molteplicità di interventi. In questo caso, il progetto si propone di rafforzare il presidio nell'area del centro, destinandovi agenti della Polizia Municipale appositamente formati. L'obiettivo è quello di promuovere la sicurezza, rafforzando il contatto diretto con le persone, con i commercianti e con tutti coloro che vivono nell'area. Il servizio sarà garantito da due agenti di Polizia Municipale individuati e formati. L'attivazione sarà preceduta ed accompagnata da un processo di informazione che ne chiarisca il funzionamento e gli obiettivi, che sono quelli di una più tempestiva presa in carico delle problematiche segnalate o raccolte, secondo un'ottica innovativa di ricerca attiva che porta ad intervenire precocemente sulle problematiche, anticipandone gli sviluppi e prevenendo il loro degenerare in situazioni di tensione e conflitti. Una diversa modalità organizzativa anche del servizio di prossimità sarà introdotta a Staggio Senese, che sarà rimodulato tenendo presente quanto emerso negli anni di attivazione per renderlo maggiormente efficace. Noi con Voi è un progetto sperimentale che abbiamo costruito per il centro cittadino con le sue peculiarità e caratteristiche, chiude Bussagli. Un modo anche per intercettare informazioni e segnalazioni e costruire risposte utili attraverso una presenza capillare e costante. Una pietra d'inciampo per i poggibonsesi Ottaviano Pieraccini ed Elio Bagnoli, entrambe vittime dei campi di sterminio. La storia è stata ricostruita nel libro di Mauro Minghi e Franco Burresti. Sentiamo. Approvata in Consiglio Comunale a Poggibonsi, la mozione presentata dalla maggioranza per la difesa dei valori della Costituzione e della democrazia contro ogni tentativo di ricostruzione del partito fascista e di discriminazione etnica, razziale, religiosa e di genere.
Nell'articolazione della mozione è stato introdotto un emendamento proposto da Civica Insieme che raccoglie la proposta dell'ANPI e del Laboratorio Marmocchi, ovvero quella di dedicare una pietra d'inciampo alla memoria di Elio Bagnoli ed Ottaviano Pieraccini, poggiobonsesi morti nei campi di sterminio di Dachau e Mauthausen. La storia dettagliata di Bagnoli e Pieraccini è nel libro di Mauro Minghi e Franco Burresi, si chiama Dal fascismo alla liberazione, è stato pubblicato da Press Up. Perché il sacrificio delle persone che hanno subito nei campi di sterminio e soprattutto per coloro che ci sono morti è un qualcosa che non va dimenticato, cosa invece stava avvenendo, perché fino all'uscita del nostro libro molti poggibonsesi non conoscevano neppure il nome di queste persone. Giustamente io non ricordo chi è che per primo ha inventato, diciamo, inventato tra virgolette, le pietre d'inciampo, ha fatto una cosa egregia, perché con quelle almeno si desta la curiosità e spesso dalla curiosità si passa anche all'approfondimento. Sì, il giudizio storico più che a noi, e siamo dei ricercatori piuttosto che degli storici, è bene lo facciano chi fa lo storico di professione, anche se ognuno di noi ovviamente ha una propria idea. Certo è che con le vicende che riportiamo, con gli esempi che riportiamo, le testimonianze che riportiamo, non è difficile risalire al giudizio che diamo del fascismo. 25.000 euro dalla Regione Toscana al Comune di Colle Valdelsa per completare il progetto di videosorveglianza. In tutto le telecamere saranno 72. Sentiamo. Un finanziamento di 25.000 euro per il completamento del progetto di potenziamento del sistema di videosorveglianza all'interno del territorio di Colle di Valdelsa. È quanto deliberato dalla Regione Toscana all'amministrazione comunale. Un progetto avviato con il posizionamento di 49 telecamere su 11 aree, a cui si aggiungono, grazie al finanziamento appena ricevuto, altre 23 telecamere, 17 normali e 6 con sistema di lettura targhe, per un totale complessivo di 72 impianti distribuiti su 18 aree. Tra gli obiettivi del progetto, quello del monitoraggio dei punti principali di accesso alla città e al centro storico, il monitoraggio delle aree di pubblico interesse per la sicurezza, quello di deterrente contro eventuali atti di vandalismo contro il patrimonio pubblico, oltre all'attività di prevenzione di atti criminosi a supporto delle attività di polizia. Siamo soddisfatti, spiega il sindaco di Colle Valdelsa Alessandro Donati, di aver ricevuto il finanziamento per il completamento di un progetto che risponde ai criteri di una sempre maggiore sicurezza e presidio del territorio, un progetto che contribuisce sicuramente ad incrementare il rapporto tra istituzioni e cittadini e l'interoperabilità tra le forze di polizia preposte al controllo. Più in generale, conclude Donati, l'idea portata avanti dalla Regione Toscana tende a far sì che la sicurezza non sia solo passiva, ma anche attiva attraverso la rigenerazione urbana ed il controllo del territorio da parte dei cittadini che diventano protagonisti della riconquista degli spazi urbani. Oltre al progetto sulla videosorveglianza, è stato finanziato anche il progetto di rigenerazione urbana con un contributo di 43.000 euro, su un costo complessivo del progetto di 88.000 euro. Apriamo la nostra pagina sportiva, iniziamo con il calcio. È appena terminata la partita della Robur, per noi Filippo Meiattini. Dopo un digiuno che durava dal 7 dicembre, la Roburziana torna a vincere e lo fa per 2-1 in trasferta contro l'Olbia. Decisivo ancora una volta Marco Guidone, che con la sua doppietta, oltre a garantire i 3 punti ai bianconeri, raggiunge Cesarini a quota 6 gol in campionato. Dopo qualche prestazione lievemente sottotono, è tornato tra i grandi protagonisti anche Gianluca Dauria. Il gioiellino di 23 anni offre una prestazione da migliore in campo. Al minuto 9 calcia una punizione in porta che, dopo aver impattato con la traversa, permette al suo compagno di reparto Guidone di portare in vantaggio la squadra. Non molla l'Olbia, che appena 5 minuti dopo trova la rete del pari con un colpo di testa in tuffo di Gunseye, il miglior attaccante a disposizione dei sardi. Dopo un primo tempo di grandi occasioni sia da un lato che dall'altro, è ancora Dauria che con 62 minuti sul cronometro mette in mostra le sue qualità sulla fascia per poi crossare all'indirizzo di Guidone, che da un metro di distanza non può sbagliare. La successiva mezz'ora è ancora una sfida a viso aperto tra le due squadre, ma la retroguardia bianconera regge e sul triplice fischio il punteggio rimane di 1-2. Nota negativa del match l'infortunio al 40° di Baroni. Dopo un duro scontro aereo con Parigini, il difensore bianconero esce con problemi alla spalla. Per quanto riguarda la situazione in classifica, la Robur torna sulla giusta strada, 35 punti conquistati fino ad ora, ma la seconda posizione resta ancora lontano.
Adesso il volley, la Emavilla Subei Siena si prepara alla doppia sfida contro Bergamo, prima di campionato, poi di Coppa Italia. Ce ne parla il DS Fabio Mecchini. Sapevamo che era, ci aspettava una partita difficile e lo è stata. Ora finita la partita mi meraviglio e di come Santa Croce possa essere alla settima sconfitta consecutiva, perché ieri ha dimostrato di non essere una squadra così in crisi come magari le 7 sconfitte consecutive stanno a confermare. Hanno giocato molto bene, noi sicuramente non abbiamo giocato la nostra miglior partita. Hanno difeso molto, ci hanno fatto innervosire alcuni frangenti. È una squadra che fino alla fine ha tirato per portarci al quinto set e siamo stati bravi noi a portare a casa 3 punti. E sapevamo che era difficile, lo è stato, e sia per un derby, sia perché il valore della squadra, sia per mille motivi. Adesso godiamoci questa vittoria, ma pensiamo concretamente a quello che ci aspetta davanti. Era una partita difficile perché venivamo da l'unico turno infrasettimanale della stagione, per cui sapevamo che c'era un po' di affaticamento e qualche dubbio sul pre-gara c'era, per cui era fondamentale cercare di portare appunto la vittoria senza problemi fisici. Quella di mercoledì è la partita da dentro fuori, e quella può essere brutto quanto ti pare, può giocare male quanto ti pare, ma deve essere vinta, e sappiamo che l'obiettivo è importante perché ci porterebbe a Bologna, e deve essere una settimana vissuta come abbiamo fatto fino adesso, concretamente al lavoro, c'è da migliorare alcune cose, c'è da recuperare un po' gli acciacchetti fisici normali nel campionato. Dobbiamo pensare a questa partita intanto di campionato, perché giocare con Bergamo e portare a casa un bel risultato vorrebbe dire dare un ulteriore segnale importante a tutto il campionato e consolidare bene il primato. Bene, era questa l'ultima notizia per questa edizione. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi lascio alle previsioni del tempo e poi successivamente al nostro Andrea Radi con il suo Planet Basket. Poi c'è la replica del nostro TG e poi Giovanni D'Agostino alle 22.50 con il suo Mondo Dilettanti. È veramente tutto. L'appuntamento con il TG è per domani. Buon proseguimento di serata.